Questo è il Mibro T1, io sono Massi, quello è il coniglio, ma oggi sono qui per raccontarvi perché questo orologio potrebbe cambiare la relazione tra voi e la tecnologia. Tra l'altro Mibro è una delle famose startup cinesi fondata nel 2015 che ha più di 200 ingegneri di ricerca e sviluppo e di conseguenza ho avuto la fortuna e la possibilità di capire in dettaglio tutte le caratteristiche di questo prodotto. È un prodotto che ha il miglior rapporto qualità-prezzo, in particolar modo sulle chiamate dove in effetti non è comunque molto difficile effettuare un collegamento Bluetooth con le chiamate e invece molto difficile, visto che non è ancora una commodity, farlo a questo prezzo. Parto da un aneddoto: quando ero alla mezza maratona di Barcellona a luglio ho notato che alcuni miei colleghi utilizzavano un telefono per effettuare delle chiamate. Questo strumento secondo me potrebbe permettervi di fare esattamente la stessa cosa, al tempo stesso la fa davvero in maniera eccezionale. Ho provato a chiamare Silvia che mi ha risposto utilizzando questo orologio e secondo me questa cosa funziona davvero molto semplicemente collegando il Bluetooth del telefono all'orologio stesso e poi ovviamente la risposta avviene automaticamente. Chiaramente questo è uno dei principali selling point di questo prodotto dell'azienda cinese, ma sappiate che queste sono le cose che ho apprezzato del prodotto stesso, ve le racconto nei prossimi minuti. Il secondo aspetto che ho apprezzato particolarmente è il fatto che comunque questo orologio, nonostante pesi solamente 51 grammi, possa offrirvi al tempo stesso la possibilità di gestire tutta la vostra agenda. Ho appena ricevuto da Cosimo che mi sta dicendo che oggi non ha corso a lungo. Questo orologio vi permette di vedere tutte le statistiche legate alla vostra persona, ma al tempo stesso anche di capire quali sono tutti i messaggi che avete ricevuto, le prossime riunioni che dovreste fare e al tempo stesso, nel caso in cui steste ascoltando della musica, cambiare la musica stessa. A livello di misurazione dei passi funziona in maniera eccezionale, al punto tale che la differenza rispetto ai prodotti più evoluti è di meno dello 0,1%, però ho apprezzato il fatto che comunque la visibilità e il tracking dei passi stessi sia davvero semplicemente visibile dallo strumento. Al tempo stesso ho anche apprezzato il fatto che comunque questo strumento consente una configurazione abbastanza importante e ho amato che si possa vedere in maniera semplice il lato stesso. Chiaramente il display è abbastanza piccolo e di conseguenza lo suggerisco a tutti coloro i quali avessero voglia di vedere tutti i dati, ma sappiamo benissimo che l'amante dei dati comunque utilizzerà il telefono. Uno degli aspetti fondamentali per cui suggerisco questo orologio è il fatto che comunque ha un display davvero molto ben visibile, uno dei pochi visibili durante la corsa, ma soprattutto al polso anche durante le giornate lavorative. Si vede davvero benissimo e secondo me questa potrebbe essere la principale ragione per l'acquisto, considerando il prezzo assolutamente molto limitato. Tenete conto che comunque lo strumento va sempre in stand by, di conseguenza nonostante la visibilità sia altissima, al tempo stesso non avrete il problema della durata della batteria, ma seguite più tardi cosa racconto su questo argomento. A livello di gestione sportiva esistono comunque 20 sport che possono essere utilizzati. Per noi podisti amatori esiste la funzione running, che ha la possibilità di essere utilizzata con due modalità. Visto che l'orologio non ha un pulsante ma è touch, ha la funzione che consente di fare 3, 2, 1 e poi la partenza, ma al tempo stesso esiste una funzione che vi consente automaticamente di determinare il fatto che stiate correndo e di conseguenza questa potrebbe essere, così come succede già con gli Apple Watch da qualche anno, una soluzione per chi volesse correre senza dover naturalmente pensare alla selezione del prodotto. E voi vi chiederete, nel caso in cui volessimo in realtà tracciare il GPS, chiaramente lo strumento si collega in maniera molto semplice a tutti i prodotti Android. Io invece utilizzo Apple e comunque ho notato che lo strumento funziona adeguatamente, anche perché si collega al GPS dell'orologio, viene richiesto tramite il Bluetooth dell'orologio stesso e in questo caso avete a disposizione sull'app Mibro la possibilità di verificare tutti i dati. Chiaramente l'esportazione dei dati su Strava ovviamente richiede un passaggio ulteriore tramite il computer, ma in realtà questo prodotto è pensato per essere
super intuitivo e di conseguenza penso che per chi lo volesse utilizzare sia funzionale l'app Mibro che è fornita con l'orologio stesso. Il sensore cardio, ma non è un vanto, di Mibro funziona davvero molto bene. Oggi nei test ho corso 34 km con Andrea Sofientini e durante questi test, corsi comunque abbastanza lentamente, siamo riusciti a verificare che c'è stata un'equivalenza fondamentalmente esatta rispetto a quello che era stato registrato sempre con un sensore cardio, però di un marchio molto più prestigioso di fattura americana. Infine, un aspetto molto interessante per alcuni, mi dispiace solamente di non averlo potuto testare al mare in Sardegna, è il fatto che questo orologio consenta di essere utilizzato fino a 2 atmosfere, di conseguenza potreste davvero utilizzarlo anche nuotando. Chiaramente non ha tutte le funzioni, le funzionalità che vi permettono di fare un tracking di chi nuota, ma senza ombra di dubbio non avrà nessun problema di immersione, nemmeno per coloro i quali volessero utilizzarlo durante la stagione autunnale, che prevede una quantità infinita di pioggia, soprattutto nei prossimi mesi. A livello di durata della batteria, poi, il dispositivo vi consentirà di utilizzare lo stesso per 7 giorni di fila senza doverlo ricaricare, anche perché comunque non ha il GPS, ma nel caso in cui voleste ricaricarlo rapidamente si ricarica attraverso un cavetto proprietario, ma comunque molto funzionale, che di fatto si attacca rapidamente all'orologio stesso e non si stacca per nessuna ragione, e comunque potreste utilizzarlo fino a 45 giorni nel caso in cui non faceste delle telefonate. Secondo me l'algoritmo che è stato implementato per la gestione della batteria, soprattutto perché l'orologio resta in stand-by nel 95% dei casi, a meno che facciate un spostamento del polso, questa cosa vi consentirà di utilizzarlo per tutta la settimana, nonostante poi magari lo portiate con voi per andare a correre. Per chi fosse arrivato alla fine di questo video, direi che questo prodotto è adatto a tutti coloro i quali vorreste iniziare a correre o al tempo stesso volessero fare il tracking di tutte le loro attività vitali, perché in effetti offre davvero tutte le funzioni che servono a chi ha un interesse per lo sport e in generale per capire il comportamento del proprio corpo. Chiaramente è uno strumento che ha il miglior rapporto qualità-prezzo anche grazie al dispositivo AMOLED e alla possibilità di chiamare, di conseguenza lo suggerisco anche alle mogli o ai mariti che in effetti non avessero un interesse così importante per la corsa. Dal mio punto di vista è sicuramente promosso, un vero peccato che non abbiano introdotto il GPS all'orologio stesso, perché sarebbe quasi perfetto. Ovviamente ci insegna Apple che servono i tassi per chi volesse correre, però secondo me questo prodotto è promosso senza alcuna riserva. Voi nel frattempo stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima, nei prossimi giorni farò ulteriori recensioni di scarpe, tecnologie, di tutto quello che gira intorno alla corsa. Grazie ancora, ciao, alla prossima!